Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me. Poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso finché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna, guidare tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia, ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 18, 1 ottobre 1925. Stavo, secondo il mio solito, accompagnando le pene della passione del mio dolce Gesù ed offrivo la stessa privazione, la tortura che mi cagionava, come attestato del mio doloroso amore, per suo sollievo e compatimento delle sue pene. Ora, mentre ciò facevo, l'amato mio bene ha mosso un braccio nel mio interno, alzando la sua mano destra, facendo scorrere dalle sue dita rivoli di sangue e di luce sulla povera anima mia, che stava appassita e bruciata dal soffio potente della sua privazione. E con una mestizia tale che Gesù stesso si è scosso ed intenerito per compassione e volendomi sollevare, mi ha detto: figlia mia, coraggio, non temere. Chi vive nella mia volontà sta al centro della mia umanità, perché la volontà divina sta in me come il sole nella sua sfera, che adonta che i raggi invadono la terra, non si parte mai dall'alto, dal suo centro, sta sempre circuito nella sua sfera, nel suo maestoso trono, e mentre la sua luce percorre tutto, dominando tutto, tutto le serve da sgabello, aspettando tutti la sua benefica luce. Così si trova in me la volontà divina, come centro nella sfera della mia umanità. E dalla mia sfera partiva luce a tutti e dovunque. Era stato questo il primo atto dell'uomo, respingere
la mia volontà suprema. Conveniva dunque alla mia umanità fare il primo passo verso di essa, accentrando in me come centro di vita questa volontà eterna, e per mezzo della mia vita, delle mie opere, bene portarla di nuovo all'uomo affinché ritornasse al suo creatore, mettendosi nell'ordine per cui era stato creato. Vedi dunque, figlia mia, che l'anima che vive nella mia volontà sta al centro della mia umanità, e tutto ciò che io feci e patì sta tutto intorno a lei in suo aiuto. Se debole, le somministra la mia fortezza. Se ombrata, il mio sangue la lava e l'abbellisce. Le mie preghiere la sostengono, le mie braccia la tengono stretto e la coprono con le mie opere. Insomma, tutto sta a sua difesa ed aiuto. Perciò il pensiero delle mie pene è come che naturale in te, perché vivendo nella mia volontà esse ti circondano come tante nubi di luce e di grazia. La mia volontà nella sfera della mia umanità metteva come in via le mie opere, i miei passi, le mie parole, il mio sangue, le mie pianghe, le mie pene e tutto ciò che io feci per chiamare l'uomo e dargli gli aiuti e mezzi sufficienti per salvarlo e farlo ritornare di nuovo nel seno della mia volontà. Se la sola mia volontà avesse voluto uscire in campo per chiamare l'uomo, si sarebbe spaventato. Invece volli chiamarlo con tutto ciò che fece e patì, come tanti adescamenti, spinte ed incoraggiamenti e mezzi per farlo ritornare nelle mie braccia. Sicché tutto ciò che io feci e patì è il portatore dell'uomo a Dio. Ora, chi vive nella mia volontà, vivendo nel centro della mia umanità, prende tutti i frutti di tutto ciò che io feci e patì ed entra nell'ordine della creazione. E la mia volontà compisce in lui il pieno scopo per cui fu creato. Altri poi, che non vivono nella mia volontà, trovano i mezzi per salvarsi, ma non godono tutti i frutti della redenzione e della creazione. Ora, mentre ciò diceva il mio amabile Gesù, gli ho detto: amore mio, non so, mi dici che io vivo nella tua volontà e poi mi lasci. Ah, che duro martirio mi sottoponi. Come tu mi lasci, tutto per me si cambia. Io stessa non mi riconosco più, tutto per me muore. Muore la luce, l'amore, il bene. Sei tu solo che mantieni il battito della vita nella povera anima mia. Come tu parli e mi lasci, così muore tutto. Vedi dunque in che condizioni dure e dolorose mi lasci. Abbi pietà di me, non mi lasciare più, che più non posso. E mentre volevo più dire, il mio Gesù, sospirando, ha soggiunto: figlia mia, taci, non andare più oltre. Le tue parole mi feriscono il cuore. O come vorrei toglierti dal cuore questo chiodo così duro che io ti lascio, di che potessi lasciarti. Lo so pure io che per chi mi ama questo chiodo è insopportabile, fa ammazzare continuamente senza pietà. Perciò deponi il pensiero che io potessi lasciarti. Invece di lasciarti, dovresti essere convinta che mi addentro più in te e faccio silenzio nella navicella dell'anima tua. Tant'è vero che nulla è spostato in te, i preparativi che c'erano ci sono, tutti stanno nell'ordine. Tant'è vero che basta che la mia volontà lo voglia, do una giratina ai preparativi che ci sono e sono già da te. E poi come posso lasciarti? Per chi fa la mia volontà e vive in essa, mantiene integri i vincoli della creazione che ci sono tra creatore e creature, i vincoli della redenzione e i vincoli tra il santificatore e i santificanti. La mia volontà suggella tutti questi vincoli e me la rende indivisibile da me. Perciò sii sicura che il tuo Gesù non ti lascia. Ora, mentre ciò diceva, vedevo come tanti fili di luce legati al mio cuore, che alcuni erano legati a tutte le cose create, altri fili di luce uscivano da tutto ciò che Gesù aveva fatto e patito, altri dai sacramenti. Sia tutto a gloria di Dio e a bene dell'anima mia e di tutte le anime. Amen.
Ora, il cuore di questa meditazione, che è anche il messaggio centrale di questo scritto, è abbastanza chiaro e semplice. Cioè, la divina volontà stava nel centro dell'umanità di nostro Signore, che usava come strumento di mediazione, e così l'anima che vive nella divina volontà sta nel centro dell'umanità santissima di Gesù. Due volte ricorre questa espressione, e questo significa che da Gesù riceve ogni aiuto, ogni beneficio, ogni conforto, come lui stesso spiega: se debole somministra la mia fortezza, se ombrata il mio sangue, le mie preghiere la sostengono, eccetera. Ma riceve anche, come dire, una assimilazione, potremmo chiamarla così, alla sua vita e allo stile della sua vita, oltre che al suo cuore, che la rendono davvero una persona divina, capace, spiega Gesù, di prendere tutti i doni disseminati da Dio, sia nell'ordine della creazione, sia nell'ordine della redenzione, sia nell'ordine della santificazione. Fa il pieno quest'anima qui. Ora, questo è il quadro, diciamo così, generale. Andiamo adesso ad approfondire un po', come sempre, per trarre materia per la nostra personale meditazione. Allora, lo stare la divina volontà nel centro dell'umanità di Gesù è il bilanciamento, è la riparazione, è l'antecedente necessario per capovolgere il grande peccato dell'uomo, che è respingere la volontà suprema, primo atto dell'uomo. Sapendo noi questo primo atto dell'uomo, che fa piombare costantemente nel disordine, ne consegue che la nostra prima attenzione diuturna, costante, quotidiana, è di fare in modo, per quanto lo comprendiamo, per quanto possiamo, di non respingere mai coscientemente e volontariamente la volontà suprema, per nessun motivo. Mano a mano che ci si addentra a vivere nella divina volontà, così matura una sorta di diffidenza di se stessi. Allora qui gioverebbe, a mio avviso, fare una bella preghiera allo Spirito Santo e chiedere al Signore la luce, anche ripercorrere le tante volte della nostra esistenza in cui abbiamo fatto le cose di testa nostra. Queste sono cose che tutti fanno. Tutte quante le impuntature che ci siamo presi, tutte le volte che abbiamo voluto imporre la nostra opinione, i nostri progetti, i nostri punti di vista, i nostri modi di vedere, no? Come vediamo anche nel nostro vivere, nel nostro parlare, nel nostro relazionarci, no? Gli uomini campano così. A chi riesce a imporre la propria volontà agli altri, e i grandi sono quelli che si impongono meglio, insomma, no? Sono quelli che convincono, ecco, o soggiogano, d'accordo, o manipolano a volte, insomma, le volontà altrui. Un figlio della divina volontà non è così. E qui facendo anche i famosi e soliti esempi concreti, no? Io parlo da parroco, insomma, di esperienza delle parrocchie. Pensiamo in quante parrocchie c'è chi si mette sempre davanti a tutti, vuole essere sempre lui a fare tutte le cose, e non lascia spazio al prossimo.
cerca insomma di prendere i posti che carpiscono maggiormente l'attenzione, di accaparrarsi, insomma, poi di difendere, insomma, no, quelle cose. Queste sono tutte quante miserie della volontà umana, piccole cose, certamente, ma noi non dobbiamo pensare che la santificazione di volere comporti chissà quale atto straordinario. Noi dobbiamo far morire la nostra volontà umana in queste piccole cose. Secondo spunto di meditazione, Gesù ha detto questa cosa a Luisa: il pensiero delle mie pene è come connaturale in te, perché vivi nella mia volontà. E quindi esse ti circondano come tante nubi di luce e di grazia. Domanda che dobbiamo porci: io quanto ci penso alle pene di Gesù? Oggi siamo nella vigilia della festa del Sacro Cuore, già questa sera chi parteciperà alla Santa Messa questa sera celebrerà la Santa Messa prefestiva, quindi della solennità del Sacro Cuore, no? Il ricordo delle pene di Gesù, oltre che ad essere quanto di più santificante esiste, è anche cosa che dà grandissima gioia al Signore. Ed è anche un baluardo, se noi ci circondiamo di questo santo ricordo, ci mettiamo al riparo dietro colonne di luce e di grazia, dice Gesù. Contemplare Gesù sofferente, crocifisso, abbiamo visto nella meditazione di ieri, che rimane immutabile dinanzi a tutto quanto l'odio e il male che riceve, no? Quando ascoltiamo i Vangeli come quelli della messa dell'altro ieri e di ieri l'altro ancora, quindi i passaggi forti di Gesù sull'amore al nemico, sul non opporsi al malvagio, li saltano sempre, no, ma questo non si può fare, è però questa cosa, è però quest'altra cosa. E però se ti trovi in questa situazione, e però se c'è questo, se c'è quest'altro. E però noi siamo discepoli di Gesù. Cosa ha fatto Gesù durante la passione? Cioè, queste sono cose in cui noi dobbiamo veramente metterci davanti a Lui e, senza giustificarci, senza difenderci, vedere semplicemente come stiamo. Il maestro ha fatto questo, il maestro è il Signore. Poco prima di patire, quando lavò i piedi degli apostoli, disse: voi mi chiamate maestro e Signore, e dite molto bene, perché io lo sono, ma se io ho fatto questo, dovete farlo anche voi. Cioè, quello che ha fatto il maestro per noi, Gesù, è normativo. Ha voglia a accampare, sì, però sì, questo, sì, quell'altro. Fa tutto quello che vuoi, d'accordo? Quello che Gesù ha fatto è normativo. Allora, qui però Gesù ci dà un'altra spia di conoscenza di quanto stiamo nella divina volontà. Perché se pensare alle pene è connaturale, le pene di Gesù è connaturale a chi vive nella divina volontà, vuol dire che se io ci penso poco, ancora ci sto poco nella volontà divina. Se io ci penso molto, cominciamo ad addentrarci nella volontà divina. Quindi ad essere quindi protetti da questa aura che sprigiona dalla potenza, ecco, solo del pensiero delle pene di Gesù. È chiaro il perché, no? Perché cioè, se io ho sempre dinanzi l'esempio di Gesù sofferente e crocifisso, come faccio ad accampare 100.000 giustificazioni per agire in maniera umana, non divina, non mossa da carità soprannaturale, da eroismo, eccetera, no? Terzo punto di riflessione. Attenzione, la divina volontà, dice, stava nell'umanità di Gesù, perché? Interessante questa considerazione.
Gesù dice: se la sola mia volontà avesse voluto uscire in campo per chiamare l'uomo, si sarebbe spaventato. Invece volli chiamarlo con tutto ciò che fece e patì, come tanti adescamenti, spinte, incoraggiamenti e mezzi per farlo ritornare nelle mie braccia. Sicché tutto ciò che fece e patì è il portatore dell'uomo a Dio. Anche qui Gesù parla di questo per farci comprendere alcune cose, ma anche per darci un esempio, vedremo subito, da seguire e da imitare. Allora, la potenza della divina volontà, se per assurdo, diciamo così, si manifestasse sic et simpliciter, senza mediazioni, spaventerebbe tutti, attirerebbe tutti. Cioè, l'uomo che esce dalla divina volontà, che fa un sacco di sciocchezze, che bestemmia anche Dio, lo fa e lo può fare anche perché non si rende conto di quello che fa. Perché se Dio facesse qualche manifestazione di potenza, e questo lo fa ogni tanto, quanto raccontano gli esperti, con i diavoli, che li atterrisce, li terrorizza e li mette tutti quanti in riga, nessuno si potrebbe muovere. Dici: ma allora perché Dio non lo fa? Dio non lo fa perché non è questo quello che vuole fare, non è questo quello che è bene fare. Perché noi dobbiamo riconoscere la divina onnipotenza anche nell'apparente, come dire, inoperosità di Dio, che non fa quello che noi ci aspetteremmo, non interviene, non risolve quella situazione o quest'altra cosa, eccetera eccetera, potendo fare tutto. Cioè Dio non ci fa mai perdere, e non farà mai, questa è una cosa che non farà mai, il merito della fede, perché noi siamo salvi mediante la fede, e il merito del agire, del mettersi dalla sua parte, sempre con atti liberi e volontari, che peraltro devono essere rinnovati ogni giorno. Allora, come fa l'Altissimo a contemperare le esigenze del rispetto della libertà umana, del suo vivere per mezzo della fede, e quindi di dover essere in qualche modo attratto a Dio, non legato, diciamo così, coartato, violentato? Deve adescarlo, deve innamorarlo, deve avvicinarlo, deve amarlo. E come l'ha fatto? Attraverso la Santissima Umanità di Gesù. Ecco, questa è anche una norma di comportamento per noi. Allora, sapeste quanti mail che ricevo? Dice: padre, c'ho questo amico che è lontano da Dio, c'ho mio figlio, c'ho mia figlia, c'ho questo, c'ho quell'altro, non vanno a messa, non si confessano, bestemmiano, qualunque cosa. Che cosa posso fare? Anche qui, a questa domanda, che cosa posso fare, dobbiamo subito fare uno step. Che cosa ha fatto e fa Gesù dinanzi a una situazione di questo genere? Perché è facilissimo, non serve fare la mail. Adesso, per carità, se uno vuole fare la mail, faccia pure, no? Come fa Gesù a convertire un peccatore? Gli va a fare la predica? Gli va a dire: ah, brutto disgraziato, vai, torna in chiesa, sciagurato, che metti a repentaglio la tua anima, eccetera, eccetera. Attenzione, tutte tante cose vere queste qui, Producono effetti queste cose? Questo modus? Sì, l'effetto che producono è che se uno, perché prima in chiesa c'aveva poca voglia di andarci, così non c'era più per niente, gli va a stare il tutto. Quindi i cuori non tornano alla divina volontà, come dire, a forza di prediche, e lo dice uno, insomma, che di prediche ne fa non poche, no? Ma perché la predica è ascoltata solo da una persona che già si è aperta alla grazia di Dio. Altrimenti o non viene proprio ascoltata, quindi cioè non ci penso proprio e ascolto altro, oppure peggio ancora, se uno sta bello agguerrito, di per sé la predica lo aizza di più.
E allora come si fa? Ah, come ha fatto Gesù? Si fa con l'arte dell'amore. E questa è una cosa, insomma, che la Chiesa, tra l'altro in questi tempi, ha particolarmente raccomandato e ha fatto bene in questo. Questo, diciamo, è il modo corretto di intendere tante cose, no? Farsi vicino alle persone, farsi prossimo, cioè anche nel nostro piccolo, anche nel nostro apostolato di battezzati, personale, quando vediamo una persona lontana, noi dobbiamo fare in modo di avvicinarla, per carità, se ci riusciamo, non è detto che ci riusciamo, ma sicuramente il modo peggiore è quello di fargli le prediche. Il modo migliore è quello di cominciare a starle vicino, ad ascoltarla, a farla sentire importante, ad interessarsi delle sue cose, a farla sentire, in due parole, amata. Se si instaura questo tipo di dialogo, poi piano piano la persona, se si sente amata, se si sente accolta, se si sente capita, ascoltata, comincerà ad aprirsi. E sarà quel momento in cui comincia ad aprirmi, in cui senza fargli le prediche né bruciare le tappe, piano piano potrò darle la mia semplice e umile testimonianza e avvicinarla al Signore. Quindi la divina volontà si nasconde, come dire, è coperta per arrivare alle persone dal velo della Santissima Umanità di Gesù e dai suoi modi. Ecco perché è così importante che noi ci convertiamo sinceramente a Gesù e abbiamo sempre presente la Santissima Umanità di Gesù o anche lo stile di Maria, che tanto su questo sono molto molto simili, e che devono diventare i nostri stili. Questo è molto più importante di quello che pensiamo, perché Gesù stesso ha fatto così. Il diavolo non lo ha tentato, dice: senti un po', vattene un po' sul pinnacolo del tempio, buttale di sotto, perché Dio darà ordine, guarda ai tuoi angeli, di custoditi tutti i tuoi passi. Vedendo una cosa di questo genere, tutti crederanno che tu sei Dio. Chi ti crede adesso, in queste condizioni? Chi può credere? Ma dobbiamo farci provocare anche da queste sataniche provocazioni, no? Chi può credere che un povero falegname, che non c'ha né arte né parte, che non è stata nessuna scuola rabbinica, già non dovrebbe nemmeno predicare perché non c'ha nessun titolo per farlo? Questo era secondo la cultura ebraica del tempo. A voi va di che è figlio di Dio, ma chi ci crede? Ha voglia di fare miracoli? Fai questo, mostrati davanti a tutti. E attenzione a cosa gli ha risposto Gesù: non tentare il Signore Dio tuo. Tentare cosa significa? Tentare è il tentativo, tentativo, di piegare la volontà di Dio ai disegni umani. Cioè, quello che sta nascosto in questo pensiero è: ma guarda che se fai in quell'altro modo è fatto meglio. Capito? Ma chi è che può dire a Dio che in quell'altro modo è fatto meglio? Eppure questo glielo dicono tutti gli esseri umani dalla mattina alla sera. No, non è fatto meglio in quell'altro modo, è fatto bene come Dio ha voluto che fosse fatto. E da quello che Dio ha voluto che fosse fatto, noi dobbiamo prendere esempio e fare lo stesso. Non c'è niente che dobbiamo inventarci, è proprio niente. Ecco, questo è uno strumento formidabile, perché sono anche tante persone che si entusiasmano, dicono: ah, la divina volontà adesso voglio farla conoscere a tutti. Bene, la divina volontà, come sappiamo, è il motore dell'amore divino e lo sprigiona dovunque si trovi. Bene, comincia a sprigionare amore da tutti i pori, poi vedrai come le persone si avvicineranno alla divina volontà, vedrai. Come dice Gesù, è solo questione di tempo. Forse non subito, non dall'oggi al domani, ma è solo questione di tempo, perché questo linguaggio lo capiscono tutti. Non solo lo capiscono tutti, questo linguaggio è gradevole a tutti. Ecco, ultima fonte di considerazione,
la pienezza di chi vive nella divina volontà, la pienezza, confermata anche attraverso l'immagine conclusiva, no? Chi vive nella divina volontà, cioè il nostro Signore, per far celebrare i suoi beni, ha aperto tre canali: la creazione, la redenzione e la santificazione. La stragrande maggioranza degli esseri umani, e parlo degli esseri umani battezzati, quindi meglio sarebbe dire la stragrande maggioranza dei battezzati, la stragrande maggioranza dei battezzati vive quasi nulla di quello che dovrebbe vivere. Una piccola minoranza, cioè quelli che si interessano un po', godono qualcuno dei frutti della redenzione e qualcuno dei frutti della creazione, ma non tutto è in pienezza. Trovano qualche mezzo per salvarsi, quindi è la differenza che c'è tra la vita di chi, come dire, si accontenta di non andare all'inferno, diciamo così, di salvare la propria anima. Questo, per carità, cioè abbiamo fatto strike, d'accordo, perché questa miserabile vita terrena in confronto all'eternità, è chiaro che l'eternità non c'è prezzo, no, per pagare il bene della salvezza dell'anima, che è il bene sommo. Però se uno fa una vita a marce ridotte, che succede? Succede che qui in questo mondo campa peggio, perché potendo vivere, gli esempi che fa Gesù altrove, no? Da ricco sfondato, evidentemente qui si parla dell'ordine spirituale, lasciamo perdere lo sterco di Satana, che chi è ricco sfondato per lo sterco di Satana, tutti lo pensano che sia fortunato, ma è la più grossa disgrazia che possa succedere, insomma, sul pianeta Terra, per quanto mi riguarda, insomma, almeno. Sembra la stessa cosa per quanto riguarda il Vangelo, quindi mi permetto, insomma, di essere abbastanza tranquillo. Ma uno diventa ricco sfondato perché gode di tutti i beni che Dio ha messo a disposizione già adesso. Quindi questo che significa? Significa che arriverà ad una santità molto più grande, significa che il bene che farà è molto maggiore, significa che i meriti che faranno sono molto più grandi, significa quindi anche che non soltanto si campa molto meglio qui, ma che il grado di gloria che avremo in paradiso per tutta l'eternità sarà infinitamente più grande. Quindi non è affatto la stessa cosa, eh? Invece una persona che va al minimo, sì, raggiungerà forse stentatamente la salvezza della propria anima, chissà quanto purgatorio si dovrà fare e quanto doloroso. E poi certamente, cioè, arrivata la beatitudine, c'è, cioè, comunque la beatitudine, ma avrà un grado di gloria basso, e pur non inficiando questo grado di gloria basso, perché tutti i beati sono comunque beati, però a quanto ci è dato di saperne, di comprenderne, loro sanno e vivono anche le conseguenze in ordine a minori godimenti di alcuni beni accidentali dell'essere più bassi in gloria. Anche se questo, insomma, non causa dolori, insomma, tipo quelli del purgatorio, però sono consapevoli che se avessero speso un po' meglio quegli anni che il Signore gli ha concesso di vivere sul pianeta Terra, la loro sorte eterna sarebbe stata migliore. Certamente poi in paradiso ci sono i godimenti di riflesso, no? Perché i santi più grandi, insomma, a quanto pare concedono di godere di alcuni loro benefici ai santi di grado inferiore, no? Però certamente un santo di grado superiore gode molto di più in paradiso, ma così come è stato molto meglio, è stato molto più felice su questa terra. Perché stare lontano da Dio e stare nel male, anche se gli uomini non se ne rendono conto e non ci vogliono credere, è solo foriero di mali, di ogni male, di ogni frustrazione e di ogni infelicità.
Bene, Santa Vergine Maria, portaci sempre al centro dell'umanità di Gesù e anche al centro del tuo cuore immacolato, dove, oltre che godere di tutti quanti i benefici che da essi sgorgano verso di noi, tutte quante le luci e le grazie da cui veniamo incessantemente circondati, traiamo anche il continuo esempio a cui conformare la nostra vita e la possibilità, ecco, di trarre tutti e di prendere tutti quanti i beni immensi che Dio ci ha dato, distribuiti nei tre fiat, creante, redimente e santificante. Aiutaci anche a fare quel viaggetto dentro noi stessi per prendere coscienza e memoria di quante volte abbiamo fatto e cercato di imporre al prossimo la nostra volontà e di tutto quello che questo ha causato. Liti, contese, arrabbiature, discussioni, disordini, forse allontanamenti di persone, eccetera, no? È bene pensarci, perché questo può aiutarci a prendere le distanze, come tutti auspichiamo di fare, dalla nostra volontà umana. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.